Ricordo benissimo il momento in cui mio padre mi ha detto di avere quello che aveva. Era il giorno dopo il mio compleanno, l'8 aprile. Hanno prima aspettato che festeggiassi e poi il giorno dopo a cena, Marti, papà ti deve dire una cosa. Da prima la buttai sullo scherzo e dissi: che c'è, papà, ti hanno licenziato? Poi vidi le espressioni di mia madre e mio padre e l'ilarità scemò immediatamente. Mi disse di essersi messo in contatto con l'urologo del policlinico e di aver fatto una biopsia. Disse testuale: la biopsia mi ha diagnosticato un, 3 secondi di pausa, carcinoma. Cioè, la prima cosa a cui pensai è quanto è forte il tabù che circonda questa malattia, al punto che non si riesce neanche a chiamarla con il proprio nome. La cosa giusta sarebbe stata parlarne con più scioltezza, con più naturalezza, e paradossalmente fece esattamente il contrario di quello che mi ero ripromessa, ovvero non ne parlai con nessuno. E fino al giorno dell'operazione tutta la mia vita è proseguita praticamente allo stesso modo, nel senso che avevo gli stessi orari, andavo all'università, al limite sono cambiati un po' i luoghi, nel senso che anziché studiare a casa, magari a volte studiavo seduta sul pavimento in ospedale. Però nulla che da fuori lasciasse trasparire che effettivamente c'era qualcosa di diverso dalla nostra vita quotidiana. Se non magari qualche come stai di troppo, qualche sguardo più preoccupato del solito, qualche domanda più interessata del consueto da parte dei parenti, che lasciavano intuire più che dire esplicitamente che stava succedendo qualcosa. Arrivò il giorno dell'operazione. Io passai in ospedale per salutarlo prima di andare all'università e gli strinsi la mano e gli dissi: non ti preoccupare, papà, andrà tutto bene, sei forte. E lui disse: sì, lo so. Io ero all'università quando mia madre mi telefonò per dirmi che l'operazione era andata bene, anche meglio del previsto, perché addirittura erano riusciti a salvare tutti i nervi della parte sinistra. E ricordo solo il sollievo di quel momento. Come quando hai un incubo e non riesci a svegliarti e improvvisamente spalanchi gli occhi e l'angoscia ti passa di colpo perché ti rendi conto che era soltanto un sogno. E quello che ho capito è che è importante parlarne, sia confrontare i propri dubbi, ammettere di avere dei dubbi, ammettere di avere paura, perché il timore reverenziale di questa malattia può provocare soltanto dei danni. Mi sento solamente di ringraziare tutte le persone che hanno aiutato mio padre, che mi hanno ridato mio padre tutto intero, che hanno fatto sì che uscisse da questa specie di incubo. E in questo sono stati veramente eccezionali, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano, il che, se si vuole, è ancora più importante. Ecco, appunto, per consentirci di rientrare più rapidamente nelle nostre vite di tutti i giorni.